Buonasera a tutti da Zio Frank. Allora, vi volevo presentare il Barrett che già ho postato qualche foto e l'ho comprato in versione FDE, cioè colore desert fuori. Ecco i colpi da 452 grani in 416 Barrett e volevo farvi vedere l'ottica che ci ho montato, una splendida Schmitt & Bender in versione limitata, praticamente un'ottica militare. Una 5-25-56. Volevo farvela vedere da vicino perché è veramente una bella ottica e sta benissimo su questo fucile. Ottime veramente anche di fattura. Questi sono i colpi e ora vi voglio far vedere il bersaglio che ho creato per testare il fucile. Praticamente ho realizzato con quattro putrelle, più o meno sono 3,8 cm di ferro al calibro, e vedrò cosa succede sparandogli a 500 metri di distanza. Sicuramente non avrà problemi a forarle tutte. La prima è questa, è bucata, lasciata la camicia della palla. Questa, ecco perché si è rotta la palla. Infatti La seconda, la terza abbiamo allargato lo stesso foro. e certo, madonna, ormai si è allargata la palla, quindi E questa è l'ultima che non è riuscita a bucare. Oggi sono stato in poligono e volevo farvi vedere cosa ho combinato a quasi 500 metri con il Barrett M99 in colpo singolo, in bolt action, calibro 416 Barrett, praticamente dei colpi assurdi. E vi volevo far vedere sulle travi. Questa è la prima trave, fori molto netti in quanto erano tutte saldate tra di loro. Il fucile, oltre a bucarle, l'ha dissaldate completamente. Questa è la seconda, dove la palla in questa parte ho colpito basso e ha rimbalzato. Questa è la terza trave, praticamente i fori sono molto attaccati, mentre l'ultima trave non è riuscita a perforarla. Questi qui sono parti della palla. Questa qua è quella che ha urtato la quarta trave, mentre questa è quella che si è frantumata e penso che abbia urtato sotto alla terza trave. Un'arma veramente precisa, l'ho testata a 500 metri, ma so bene che andrebbe a più del triplo. Buona serata a tutti da Zio Frank, ci vediamo alla prossima. Grazie mille per seguire la pagina. E YouTube, mi fa veramente piacere. Grazie mille a tutti.